Vado bene così come sono. Questa pratica fa parte della playlist verso un'accettazione radicale. Assume una posizione confortevole e dignitosa. Puoi essere seduto su una poltrona o a gambe incrociate a terra, oppure sdraiato. Porta l'attenzione ai punti di contatto che la tua posizione ti offre. Guarda se puoi sperimentare dall'interno le sensazioni legate al contatto, alla pressione. Tutte quelle sensazioni che la semplice posizione, il semplice dimorare nel corpo, porta con sé. E poi sposta l'attenzione al respiro nel punto in cui ti è più facile percepirlo, alle narici o in gola, nell'addome o nel torace. Guarda se puoi seguire il respiro naturale, così com'è. Il respiro che entra e che esce, senza controllarlo. Guarda se puoi lasciare che il tuo respiro naturale ti metta in sintonia col flusso delle cose. Fluire della vita, col nostro essere goccia nel mare. Granello di sabbia su una spiaggia. Se può aiutarti, ripeti mentalmente in con l'inspirazione, out con l'espirazione. Ma appena possibile lascia andare questa notazione. Semplicemente be water, sii il flusso, l'onda del respiro, la linea irregolare dell'onda sulla spiaggia. È come la linea irregolare dell'onda del nostro respiro. Be water. E man mano che segui l'onda del respiro, lascia che le mie domande risuonino dentro di te. Non cercare una risposta, non afferrarle come un pensiero. Lascia che sia l'onda del respiro a rispondere.
Posso accettare il mio corpo così com'è, proprio qui, proprio ora, con la sua forma, con le sue imperfezioni e caratteristiche. Posso rivolgere un'attenzione affettuosa al mio corpo, così com'è, non perché diventi perfetto, non perché diventi diverso, ma proprio per come è ora. Be water. Lascia il fluire del respiro. Qualunque sia la risposta che emerge, qualunque sia la sensazione fisica che l'accompagna, guarda se puoi accoglierla dicendo: sono così, va bene così e posso aprirmi anche con questa esperienza, come l'acqua. Posso fluire e scorrere. E lasciare che sia la ripetizione del respiro a sciogliere. A trasformare. Ogni cosa è nuova nel momento successivo. Posso accettare la mia mente così com'è, la mia intelligenza, il mio umorismo. Oppure la mia noia, la mia lentezza nel capire. Posso accettare la mia mente così com'è? Guarda se puoi fluire lasciando che queste parole risuonino senza aggrapparti ai pensieri. Puoi accettare la tua mente così com'è, proprio ora. Be water. Sii come l'acqua. Guarda se puoi accogliere quello che emerge, fare spazio a te stesso così come sei, al tuo corpo così com'è, alla tua mente così com'è, senza chiederti di migliorare, ma sapendo che il momento successivo è sempre nuovo, che il momento presente è sempre nuovo.
Posso accettare le mie emozioni così come sono, il mio umore e i suoi alti e bassi. Posso accettare la loro imprevedibile varietà. Guarda se puoi lasciare emergere nel flusso, se puoi fare spazio alle sensazioni che emergono. Puoi creare uno spazio di accettazione per le tue emozioni, senza pensare che dovresti essere diverso. Lascia che il respiro sia come l'onda, ogni volta diversa, un segno non lineare sulla spiaggia. Puoi permetterti di accettare te stesso così come sei, senza pensare che questa sia la destinazione finale, pensando che questo è esattamente il luogo in cui ti trovi. E che si tratta solo di riconoscere dove siamo, nel momento in cui siamo. E quello è il primo passo verso un'accettazione radicale, il primo passo di una straordinaria novità, lasciare andare la battaglia. Smettere di lottare, lasciarci fiorire anziché combatterci. Continua a ripetere dentro di te queste domande. Posso accettare il mio corpo così com'è? Posso accettare la mia mente così com'è? Posso accettare le mie emozioni così come sono? Guarda se puoi accogliere qualunque reazione, qualunque sfumatura di giudizio, se puoi fare spazio e rimanere presente a quello che emerge, senza paura che questo sia una previsione di inadeguatezza o una prova di fallimento. Torna più e più volte al respiro, alla sua imprevedibile, totale novità di ogni momento. Puoi ripetere più e più volte durante il giorno questa pratica, semplicemente domandandoti: in questo momento mi accetto così come sono? Oppure sto iniziando a lottare contro di me o contro qualcuno di esterno? Posso partire dall'accettare le cose così come sono e tornare così a fluire con la mia vita. Buona pratica, buoni respiri, be water.